Come diventare grossi? Tutti vogliono sapere i segreti per l'ipertrofia. Nella diretta che vedrai tra 30 secondi proveremo a rispondere in modo pratico, scientifico, intelligente ed esperienziale a questa domanda. Come si fa a diventare grossi? È una bellissima diretta con Andrea e fatta su Instagram che ho scaricato e caricato qua sul mio canale e la stai per vedere. È una diretta piena di dettagli tecnici, molto densa di contenuti, guardala fino in fondo perché riuscirai a portare a casa un sacco di informazioni utili. Faccio partire la sigla, ti ricordo di iscriverti al mio canale, qui troverai un sacco di materiale, altre dirette, tips pratici sugli esercizi, schede allenamento, tutto quello che vuoi e ti serve per il tuo fitness e il tuo miglioramento fisico. Buona visione, ciao! Parti subito forte, anche in ragion per cui ho visto che tu, e ne abbiamo parlato anche privatamente, stai facendo una mentorship, sì. Giusto? Stai facendo delle consulenze, sì. Con uno dei più grandi studiosi al momento, sì. Per quanto riguarda l'allenamento contro resistenza, l'ipertrofia, che è Chris. E quindi queste mentorship, la prima domanda è: cosa hai appreso in queste Skype con questo luminare del settore? Ha scardinato qualche tua credenza? Ha confermato qualcosa che secondo te è un punto fondamentale, cruciale per quanto riguarda l'ipertrofia? Sì. Allora, intanto è un work in progress, perché okay. Le chiamate stanno facendo, okay. Quindi magari tra qualche mesetto ci risentiremo per parlare di altro. Allora, io ti posso dire che fino adesso abbiamo approfondito tre temi importanti: quello della tensione meccanica, ok, tutto il discorso legato alla fatica centrale e periferica, ok, e le tecniche di intensificazione, le advanced technique, che poi se abbiamo tempo capiremo che vanno bene per i non advanced, perché okay. Più sei alto di livello più dovresti star via determinate cose. Per rispondere alle tue domande, per quanto riguarda la fatica, sì, perché più tu vai alto di livello, più le risorse disponibili ormai sono poche, okay? Certo. Il margine di crescita è minore, quindi vuoi ottimizzare il gesto il più possibile per un rapporto stimolo-fatica, dove certe cose le vuoi tenere più lontano possibile, certi tipi di intensificazione le vuoi tenere lontano perché diventano un hindrance, un ostacolo ai processi di recupero e all'ottimizzazione dell'ipertrofia muscolare. Ma poi, se ti vai, abbiamo tempo, ci entriamo nel dettaglio in tutto questo. Diciamo che ha scardinato e aperto una porta su un mondo in cui io col corpo sentivo già qualcosa, ma non riuscivo a dare delle risposte, perché comunque, vuoi o non vuoi, sono 22 anni che mi alleno. Quindi il tuo corpo ha un'intelligenza pratica. Quando qualcosa capisci che è funzionante in termini di stimolo ipertrofico che stai ricercando, capisci che c'è. Come quando ho provato a fare delle cose che non erano poi così funzionali, provi, sperimenti e vedi che al fin dei conti non funzionano, ti muovi e vai avanti. Alla base, fondamentalmente, Dani è passato in sordina, per la mia opinione personale, questo concetto che sta alla base della crescita muscolare, che è la tensione meccanica, che non è un processo quantitativo, che non è. Hanno fatto uno studio, mi diceva Chris, praticamente, dove hanno fatto un volume di lavoro tipo 40-50 serie a settimana per muscolo, tutte portate in rep reserve 6-7, non c'è stato un minimo di ipertrofia. Adesso me lo deve girare poi, quindi per dirti, è un processo qualitativo. E per qualitativo cosa intendi? Dove la magnitudo deve essere talmente alta che si prende il segmento con la magnitudo più alta. Cioè non è che faccio A, poi accumulo B, poi accumulo C. E qui questo mi ha messo in discussione tutto il concetto di volume. Ok? Ora, quando noi parliamo di volume, parliamo di una misura quantitativa, se sei d'accordo, no?
Volume di cosa? Giustamente, noi parliamo di volume, una quantificazione di qualcosa. Ma volume di cosa? Parliamo di volumi di contrazioni muscolari. Okay? Ecco, effettivamente non tutte le contrazioni muscolari sono uguali. Le contrazioni muscolari che poi arrivano in quella zona che lui ha codificato come stimulating effective reps sono quelle che poi generano quei meccanismi a cascata che portano ipertrofia. Quindi quando uno capisce questo, quando uno capisce che più specifico sei nel bersagliare il muscolo, perché poi dopo parliamo di fatica, questo è stato un argomento molto interessante, come tu avrai visto io ogni tanto parlo di questi fondamentali che così fondamentali non sono, attirandomi tutte le critiche come dire, un po' le frecciate del settore, ma non avrei mai fatto un'uscita del genere se questa tipo di considerazione non fosse stata messa sotto una lente di ingrandimento estremamente precisa, estremamente tecnica ed estremamente accurata, non me ne sarei uscito. Quindi tu cos'è che vuoi? Vuoi praticamente far sì che l'effort, no, che parte dal cervello, questo comando motorio centrale, da questo impulso talmente alto, sia più specifico possibile sul muscolo target che tu vuoi lavorare. Ecco, perché quando parte questo messaggio, questa è una cosa bellissima che mi sono portato da Chris e spero che passi praticamente proprio a livello che oggi stasera alle 6 possono andare in palestra e fare qualcosa. Allora, aspetta, prima bisogna che mettiamo un contesto, una cornice, se no io parlo per massimizzare l'efficienza. Ok, quindi no, parliamo un attimino Si parla perché di qualsiasi prestazione, non si parla prestazione. di sport specifico, gesto specifico, quello è un altro discorso. Esercizio, devo mettere un paio di contesti, se no sono attaccabili. Io parlo qui come massimizzare l'efficienza sotto gesto in termini di ipertrofia muscolare. Quindi io mi muovo, quindi questo è il contesto. E alla base c'è il sovraccarico progressivo. Quindi qualsiasi cosa fatta in maniera progressiva porta a un andamento ipertrofico. Detto questo, il collo si restringe e passiamo a parlare di efficienza. Ok? Ora, se io faccio un esercizio, prendo l'esempio banale, faccio uno squat, dai, e a livello meccanico non sono montato per fare lo squat, quindi io ho del femore molto lungo, quindi sono montato al contrario. Cosa succede? Il mio sistema nervoso, al di là della cosa meccanica, deve gestire diverse cose al di là del bilanciere sulle spalle, deve gestire gli stabilizzatori, no? Deve gestire gli erettori, deve gestire le capacità coordinative. Ci sono tante cose che il sistema nervoso deve gestire che aumentano la percezione dell'effort sul muscolo target. Un lavoro così diretto sul quadricipite, quando poi arrivi a fatica, come vedi, cosa succede? Si scula, no? Per due motivi. Perché il primo, il tuo sistema nervoso è molto più intelligente di te che pensi di fare le cose fatte bene. Metti la sculata perché la fa? Perché cambia la torque dal ginocchio all'anca, mette in All'anca. vantaggio meccanico quei muscoli che in quel momento sono l'adduttore e i glutei. E quindi da un lavoro sul quadricipite diventa, o sulla specifico, diciamo, su un lower di quadricipite come un high bar squat, mi diventa un lavoro di estensione di adduttori e di grande gluteo. Ok. Oltretutto, io a un certo livello mi voglio fermare perché il muscolo mi fa male, perché il muscolo che sto allenando mi fa male. Ok. Quindi non voglio che altri fattori limitanti come muscoli che partecipano accessoriamente al movimento mi si fermano prima. E quindi mi si è aperto questo mondo, come fai a indagare cos'è questa cosa qua? E ho iniziato a fare queste chiamate con Chris, che parallelamente io sto studiando anche un'altra cosa a livello meccanico, tutto l'RTS, si parla proprio di meccanica degli esercizi applicati Con Tom. con Tom Purvis, no? Che è il maestro di Joe Bennett, cioè, piccola parentesi, il 99% di quello che arriva qua in Italia arriva dagli Stati Uniti. Quello che si prende dagli Stati Uniti arriva da lui. Cioè, quindi, giusto per capire di chi stiamo parlando. E quando poi vedi che le considerazioni che uno fa a livello meccanico
combaciano, no, con le considerazioni che l'altro fa a livello neurofisiologico, allora capisci che stai comunque andando verso una situazione giusta. E non c'è bisogno di far... Cioè, noi viviamo da anni di falsi miti, purtroppo. Sì, sì, in mode... In mode bravissimo. E mi rendo conto che purtroppo siamo anche... Mi chiedo, ma come mai siamo così emotivamente attaccati a delle cose che io non posso nemmeno mettermi o permettermi di fare delle domande a riguardo che vengo attaccato e vengo scritto? Certo, perché c'è un bias dietro, no? Se tu hai fatto fare per 10 anni la stessa cosa, dopo scardinare quella cosa tua mentalmente, dire cavolo, forse non era la cosa che ho fatto ottimale, che ho fatto fare per 10 anni, potevo scegliere qualcos'altro, è Sì. una grossa autocritica che però bisogna imparare a fare. Bravo. Volevo collegarmi e Vai. aggiungere due cosine, se mi permetti. Certo. Tempo fa feci un post riguardo al volume. C'è un bello studio, che fa vedere come nei principianti, che tu faccia 37, 8, 7, il trend è pressoché pari, mentre nelle persone già allenate c'è una leggera propensione che all'aumentare del volume aumenta la taglia muscolare. Ma questo è un misunderstanding grossissimo, perché ci sono persone che aumentano di più la massa muscolare con 8-7 rispetto a chi ne aumentano 30. Ci sono persone che mettono meno massa muscolare a 47 rispetto a chi ne mette 12. Ma il trend, prendendo tutti i pallini, prendendo tutti i soggetti, si vede solo questa leggera tendenza verso la salita. Ma questo non sta a significare che il volume è il driver più importante per Bravissimo, l'ipertrofia, perché bravissimo. non si contestualizza il Bravo. gesto, l'efficienza, che tipo di volume, la fatica media, cioè c'è una serie di cose. Un'altra cosa con cui io mi trovo quando parli tu, dico, cavolo, ma sto parlando io, perché? Perché nei miei corsi io banalmente, non essendo un ricercatore, essendo un praticone, ho sempre detto, ma ragazzi, se noi prendiamo uno squat, quanto è ripartito il volume muscolare tra Bravo. i vari gruppi? Bravissimo. E se io sono debole di core, i Bravo. miei quadricipiti saranno a RPE 9, scusami, a 7-8 rep a buffer e io Bravo. mi accartoccio. E non riesco a esprimere realmente intensità. Due, il nostro corpo, più il gesto è meno stabile ed è complesso, più il corpo tenderà in qualche modo a farmi fare il movimento perché io gli richiedo una richiesta motoria, ma sarà meno indirizzato per quanto riguarda la fatica muscolare locale. Quindi, anche qui ho sempre detto, ma parlando anche con Masini, con altre persone, ovvio che uno squat ha un peso sistemico più alto, perché ci sono in gioco più muscoli. Punto. Bravo. E questo è il concetto. Se lo squat lo conto come una serie per i quadricipiti, quindi gli do 100. Però poi devo dare 50 al core, 40 ai glutei, 40 agli adduttori, pure il trapezio lavora per tenere Certo. il bilanciere, pure le Certo. braccia lavorano, quindi la richiesta neuromotoria è molto più elevata, la fatica ovviamente più elevata perché ci Assolutamente. sono più muscoli rispetto a una leg extension. Okay? Assolutamente, certo. Tempo fa feci un reel in italiano dove dicevo squat Ferrari, leg extension, panda, Panda. military press, e lo facevo in modo ironico, no? Certo, Dicendo come certo. se ci fosse un esercizio migliore di un altro, e invece dicevo poi nel reel che è esattamente il contrario, cioè io Assolutamente. devo trovare il mio esercizio dove mi trovo bene, perché Bravo. lo squat è un ottimo esercizio, io ho atleti che hanno una mobilità di caviglia Bravissimo. incredibile, è un piccolo così, Bravissimo. un busto lungo. E tu puoi fare uno squat che diventa uno squat al Perfetto. multipower, una pressa Bravo. verticale. Bravo. Bravo. La McDonald mi ha commentato il post, non capendo l'italiano, quindi non capendo i tre quarti del post. Dopo mi ha detto: sei un cazzone, stai dicendo un sacco di cazzate. Lo squat non è migliore della leg extension perché la contrazione è contrazione. E Certo. lui ha risposto: no, Lai, non hai Non capito hai capito l'italiano, io il dicevo il contrario. senso. Sì. E quindi questo è interessante perché fino a 2 anni fa, un anno fa, il driver più importante era il volume. Attenzione, perché poi si fanno danni, Sì. cioè le persone non capiscono che tu puoi migliorare con 12 in ugual modo che con 30.
Cioè, è questo il concetto, che se ti spingi a 30, non è che hai tutti questi vantaggi. No, sono Anzi, perché perfettamente, l'attivo aumenta. sono assolutamente d'accordo con te, anche perché se io paragono un esercizio, bisogna capire che l'esercizio è fatto da ogni singola ripetizione. Cioè, se io prendo due gruppi che fanno 10 serie di quadricipiti, di spalle, com'è fatta l'eccentrica? Com'è la concentrica? Ci sono cheating? Com'è il profilo di resistenza dell'esercizio? Quadricipiti, leg squat con un altro leg squat di una marca diversa, è lo stesso, cioè queste cose poi sul discorso del volume vanno considerate. Per standardizzare tutto, mi devi standardizzare tutto, e più uno studio è tutto standardizzato, meno è pratico a livello della vita di tutti i giorni, perché è Esatto. impossibile. E quindi, cioè, bisogna capire quello che vogliamo fare, Dani, se siamo bodybuilding, vogliamo fare bodybuilding, ci sono delle regole noiose, che però oggi si è visto che portano l'efficienza del gesto. Poi, tra 10 anni cambia tutto. Io parlo per oggi, per quello che sto approfondendo oggi. Tu vuoi il massimo effort, perché attiva più motoneuroni a livello possibile. Vuoi il massimo reclutamento, ok? Esatto, che poi è qualcosa di meccanico, cioè testa, actina, miosina che Bravissimo, sono lì a fare l'amore. bravissimo. E qui poi adesso, se vuoi, ci agganciamo a un bellissimo mondo di meccanica in mezzo. Tu hai il massimo effort, il massimo reclutamento, però la cosa fondamentale è che vuoi anche una velocità di contrazione bassa, perché la fatica si accumula e i ponti tra la miosina e l'actina, la testa della miosina, perché c'è tanta fatica, piano piano, piano piano. E qui c'è tutto il mondo bellissimo che si intreccia a meccanica e neurofisiologia. Se io, dov'è la bravura di tutto questo? Se io faccio degli esercizi dove la curva di forza del muscolo è allineato al massimo con il profilo di resistenza dell'esercizio, quindi in tutto il mio active ROM sono in grado di saper contrarre e gestire tensioni meccaniche senza fare cheating, e voglia che me se ne dica, ma quando io sto facendo cheating, sto andando via da quel punto difficile d'esercizio. Non sto contraendo, sto cambiando il profilo di resistenza dell'esercizio. E in quell'arco, in quell'angolo lì, la testa della miosina con l'attina non c'è, è ferma. C'è uno scorrimento. C'è uno scorrimento, ok? Non c'è più, non c'è quella contrazione, che è la magnitudo che mi porta a sviluppare tensioni meccaniche il più possibile. Ok? Quindi Bravo. questo Nei è. miei corsi prendevo un peso da 5 kg e dicevo ai ragazzi: ragazzi, questo è un peso da 5 kg. Non ha fatto Questo niente. avrò ipertrofia. Cioè, ed è quando ho visto l'altro giorno che usavi il dinamometro, è lo stesso Il concetto. concetto, bravissimo. Cioè, vuol dire che se il peso si sposta da A a B, non è dato da una tensione meccanica, ma è dato dall'inerzia dovuta a Bravo. un'accelerazione. L'inerzia è una proprietà della massa. Nel momento Esattamente. in cui metto in moto un oggetto, non creo più questo amore meccanico che c'è tra actina e miosina. Bravissimo. E poi uno mi dice: vabbè, però io alleno l'eccentrica. No, attenzione, perché in eccentrica entra la titina. Timina, endomisio, ci sono strutture passive Passive e elastiche. bravo, che se tu infatti guardi la curva, forza velocità, no? In concentrica te la trovi questa tipo di C, no? Tu ti aspetteresti, se non ci fossero queste strutture passive, una C al contrario. E invece Certo. è una linea piatta, perché le strutture passive sopra un certo grado di allungamento arrivano ad aiutarti, e quindi tu stai generando quasi niente in quel momento. Non dico niente perché non voglio essere assolutista, però è quasi Chiarissimo, niente. ed è per questo che in eccentrica siamo più forti. Ok, Bravissimo. Questa è la perché domanda che ho fatto a Chris. se avessimo il motore elettrico, che è la Bravissimo. componente elettrica, ed è per questo che il bodybuilder deve avere a cura dell'eccentrica, perché l'eccentrica ha più funzioni. Per me, avere un'eccentrica rallentata rispetto alla concentrica permette di, uno, mettersi in posizione, evitare rimbalzi, mettersi Bravo, in un setup bravissimo, dinamico per bravissimo. una concentrica esplosiva. Sfruttare questo 30% in più e quindi allungare il tut e quindi questa actina e miosina Bravissimo. che si legano e frenano, ok? E quindi ha dei vantaggi Assolutamente. incredibili, eccetera. Bravo. È forse
il gesto più importante dopo la concentrica, che deve essere sempre esplosiva, veloce, ok? La concentrica deve essere, tu devi cercare di farla esplosiva, però poi con la fatica che si accumula ti rendi conto che Curva forza l'essere veloce, è curva velocità è in negativo. esattamente. Tu il massimale, che sia un 10, un 12, un RM, lo muovi sempre a 0,20, 0,25 metri al secondo. Bravissimo. Sempre, perché è la comparsa di fatica. Esatto. E messo dentro tutto questo, ho iniziato a riflettere sui fondamentali. Esatto. Ho E qui iniziato. una domanda che mi era arrivata, che te la pongo: cedimento sì o cedimento no? E Allora, qua, secondo me, dobbiamo per forza collegarci a quello che è fatica locale a fatica periferica, sì. che sono due cose diverse. E Diverse, tra l'altro, sì. degli studi, correggimi se sbaglio perché sei più aggiornato di me, che anche la fatica locale, il danno muscolare può provocare fatica sistemica. Allora, sì, per via afferenti. Per via Esatto. afferenti, sì, la fatica locale dovuta all'accumulo di ioni calcio, praticamente. Quando uno lavora ad alte rep, 15-20 rep, uno dice, vabbè, ma la tensione meccanica io la posso sviluppare anche a alte ripetizioni, giusto? Però c'è tutto un discorso legato alla fatica delle 15-20 ripetizioni. Intanto c'è un coinvolgimento sempre maggiore, perché la serie dura di più, sei d'accordo? Dura di più. 15-20 rep dura di più di 5-7 rep, no? Questo è Questo è impossibile. chiaro, Ok, a perfetto. parità di Quindi a parità, tutto. poi cioè, 20 rep a parità di tutto, maggiore di 5 rep come termini di durata. Quindi c'hai una fatica centrale del gesto tecnico, perché c'hai lo schema motorio da riprendere ogni volta. L'effort continuativo dell'impulso che deve passare per fare le 15-20 ripetizioni. Una fatica spinale, perché ogni volta che il messaggio viene mandato, c'è una desensitivizzazione a livello spinale. Più c'è un accumulo fortissimo di ioni calcio, che Più a una oggi componente cardiocircolatoria. sì, più una componente cardiocircolatoria. Quindi uno dice sì, le tensioni meccaniche le sviluppo, però nell'economia di una programmazione di un allenamento, la fatica sviluppata come rapporto fatica-stimolo è molto maggiore alla fatica. I danni, le problematiche sono molto maggiori rispetto alle basse rep, se sapute gestire bene, ok? Quindi, dicevi della fatica periferica, che sono quattro fasi, di cui le prime tre, quella della membrana cellulare, quella della conversione del segnale elettrochimico e quella della desensitivizzazione degli ioni calcio dovuta all'accumulo di ioni calcio, i mitocondri non riescono a riassorbirli e quindi l'actina si desensitivizza agli ioni calcio e non contrae più. Okay. Quindi, già come cosa pratica che posso dire al ragazzo, se ti piace lavorare a alte rep, 15-20 rep, sappi che questo meccanismo di accumulo di ioni calcio si è visto che non è lineare, arriva a Ma livello esponenziale. esponenziale, sì, quindi 2-3 rep riserva prima delle 15-20 rep, fermati. Però cosa succede? Che per accumulare lo stesso quantitativo di effective reps devi fare 70-80 ripetizioni. Però ci sono persone che piace lavorare a alte ripetizioni, è giusto che anche questa soggettività individuale vada rispettata in una Certo, maniera più la assoluta. componente unica, guarda, ho fatto un po' sulla scelta dell'esercizio. Sì. Parlavo di stabilità, di tensione meccanica, però in fondo c'è la componente ludica. E Bravissimo. a me piace farlo su squat Fai lo e tengo sempre conto, perché questo lo dobbiamo continuare a ripetere, l'abbiamo già detto, che c'è una progressione. Nel tempo io ho un beneficio. Che non sia efficiente è un altro discorso. Bravissimo, Punto. Ok? bravissimo, Il bravissimo, progressive overload, il progressive. Anche se io faccio cheating e bravissimo. progredisco, miglioro È la base, sempre. bravissimo. La cosa a cui bisogna stare attenti è questa, che molte volte nella ricerca del progressivo, ok, io mi auto frego perché diminuisco tutto, cerco di rimbalzare di più, aumento, cioè, quindi la prima fase è standardizzare. Bravissimo. Io faccio sempre questo esempio anche nei miei corsi, lo faccio anche nel mio videocorso della programmazione. La storia di un bodybuilder. La storia di un bodybuilder è prendere due manubri da 40 e cercare di arrivare a fare due manubri con due manubri da 50, 55, 10 ripetizioni di distensione di manubri. Quando io cerco questo progressivo, io
sarò arrivato a fare 50 kg, ma mi sarò perso qualcosa. Cioè non avrò più quella sensazione, quella sensibilità che avevo come quando ne muovevo 40. Quindi io salgo, arrivo a 50 kg, perdendo magari un pezzettino di ROM, prendendo un pezzo di rimbalzo in più, perché è normale, è naturale, no? Perché ho anche la foga di questa ricerca. Quindi cosa devo fare? Step back, tornare a 45 con la stessa efficienza che avevo 40, riprovare ad arrivare a 55, dove in questo percorso avrò perso qualcosa. Perché? Perché ci sto lavorando. Perché quante volte ti sarà capitato di dire: inizio a provare dei carichi che ancora non so maneggiare bene, ma li inizio a tastare, a toccare, a provare. Questa è la storia di un bodybuilding. Poi, se vogliamo parlare che si progredisce sempre a parità di esecuzione, è la cosa che bisognerebbe fare, ma anche la cosa più difficile. Allora, mi collego, Dani, se mi dai un attimo a questo discorso, che sposo appieno, no? Tu progredisci e ti perdi qualcosa ogni tanto. E io voglio proprio dirti questo. Quando poi scegli quegli esercizi dove sai bene abbinare la curva di forza con il profilo di resistenza, dove hai un ottimo bracing, dove hai un ottimo allineamento, tutte queste caratteristiche che sembrano diavolerie, no? In realtà servono proprio per farti progredire, certo, per a parità. Parità di tutto. Chiaro. Se io faccio, lo dico sempre, come se io faccio un'alzata laterale dove sono forte quando il manubrio è in eccentrica, giù, che lì non stimolo niente, e mano a mano che faccio la concentrica, il profilo di resistenza come difficoltà aumenta, ma il muscolo diventa debole, è normale che lì per progredire dovrò comunque citare, rimbalzare, perché le curve non si allineano. Ma quando tu trovi per la tua struttura, no? Poi va anche capita quella struttura individuale, la meccanica individuale della persona, c'è tante cose da tenere in considerazione quando lavori con un cristiano che sta davanti. Però io posso avere una persona che dice: Andrea, a me queste cose, a me piace fare l'alzata laterale. Benissimo, da domani l'alzata laterale è il tuo programma fondante con cui faremo le progressioni. Però c'è da dire che ti porti dietro una serie di ostacoli che se invece avessi fatto un'alzata laterale ai macchinari o settata bene alla dual pulley, non te li portavi dietro. Però, certo, o un'alzata laterale con una bella puleggia di forma ovale che va a cambiare il profilo, sì, mentre mi muovo. Sì. Cioè, guardando dei macchinari, quel macchinario bellissimo, cioè dei macchinari che se a volte trovi dei macchinari fatti bene, dove tu ti cambia la difficoltà mano a mano che il movimento poi ogni che è quello che noi cerchiamo di fare con gli elastici. Bravissimo. Faccio io con l'elastico, il multipower per fare. Esatto. Anche lì sarebbe da aprire un altro discorso, si chiama l'accommodating resistance training, è un discorso interessantissimo di cui però non sono molto esperto perché non l'ho mai provato, quindi mi taccio su quello. Vedevo delle macchine americane nuove dove a carico libero, sì, tipo la pull down, sì, dove tu hai dei bracci di leva dove tu puoi spostare il carico per scegliere il più possibile il punto focale o la curva di resistenza. La fa la Prime e la Nautilus. Sì, è fantastico, siamo arrivati a quel punto. Sì, no? Sì. Tu puoi ti permettono di sovraccaricare diverse parti del muscolo. Tu puoi scegliere se sovraccaricare la porzione allungamento, la porzione di metà strada o l'accorciamento. Che qua non arriveranno mai, forse, non lo so se arriveranno mai qua. Sono bestioni enormi di macchine. Esatto. E una cosa che però, siccome io per esempio ho seguito anche atleti di altra natura, quindi ciclisti, sì, io dico sempre, anche un ciclista fa un periodo di forza, sì, anche il ciclista utilizza lo squat, lo stacco, la pressa, il military, okay? Oppure sciatori, ok? Quindi i fondamentali, chiamati fondamentali, possono venirci un pochettino in soccorso anche quando si parla di sviluppare eccentriche, concentriche, balistiche più veloci, oppure fare dei lavori neuromotori. Assolutamente. E io ritengo che una cosa che bisognerebbe investire è sui ragazzi giovani, a insegnargli questi esercizi, perché uno squat, se lo sbagli, cadi in avanti.
una pressa, se la sbagli, retroverti il bacino e non te ne accorgi, perché sei lì bello comodo, bello settato, spingi e sali, il ROM è un po' a caso, quindi passare dalla didattica, però una volta che io ho sviluppato una componente neuromotoria di forza e ho già 22, 20, 24 anni, abbandonare questi esercizi a favore di un'efficienza neuromuscolare maggiore e di obiettivo maggiore per me è importante. Cioè, il principiante per me, se ha le caratteristiche Sì, antropometriche, certo. ci può passare da quello, eh? Cioè, è anche una sfida ed è anche la cosa più ludica, perché vede il carico mentale sul bilanciere, prende consapevolezza del suo corpo, del gesto, della coordinazione e costruisce una base di forza. Ecco, la stronzata che secondo me viene ripetuta, ma che non è reale, quando si parla di transfer. Non è così. Non Cioè, se tu trasferisci sei niente, cioè. forte con la presa, non c'entra Bravo, tu, niente bravissimo. il transfer. O se muovi 200 kg di squat per 10, c'hai due quadricipiti così. Perché? Perché sappiamo benissimo che una volta raggiunto il plateau per quanto riguarda l'attivazione neuro muscolare, il resto della forza è dettata dalla sezione trasversa del muscolo. Sì, perché allora ti dico la mia opinione a riguardo, ci ho riflettuto anche su sta cosa. Allora, partendo da a ritroso del transfert, tu puoi fare 200 kg di squat e meccanicamente essere adatto a fare lo squat, allora sì, stimoli i quadricipiti, però se fai 200 kg di squat e comunque la tua struttura scheletrica non è adatta a fare squat, io ho trovato diverse persone che sono molto forti sullo squat e li metti su un hack squat bias quadricipiti, boom, vanno giù perché sono molto forti di adduttori ed estensori. Quindi sì, squat ti aumenta la forza sulla muscolatura dei quadricipiti se meccanicamente sei portato a farlo. Certo. Per quanto riguarda il discorso dei ragazzi giovani, in un contesto. Allora, pure io pensavo così, Dani, okay? Che il principiante deve imparare No, è tutto. andato via. Dimmi che non sono io. Ok, No, è no, tornato. ci sei adesso? Scusami, ti eri fissato. Pure io la pensavo così, ti dico la verità. Il principiante deve imparare a fare i gesti motori. E se non fa bodybuilding, probabilmente sarei anche d'accordo, per tutto un discorso legato al Certo. funzionale. Però se il Certo. ragazzo che mi arriva in questione è un principiante e vuole fare bodybuilding, io in questo momento, per la somma delle cose che sto intuendo e le considerazioni personali che mi sto facendo, non ci perderei tempo. Preferisco metterlo su una chest press, non fargli fare dei grossi casini con i gomiti, assicurarmi che se cede è perché il petto non si contrae più, e se oggi ha fatto 10 kg per 10 rep, domani prova a fare 12 kg per 10 rep. E così sull'hack squat, così sulla pressa, anche perché Dani, ti faccio una domanda. Quante storie di ragazzi vediamo su Instagram che fanno i fondamentali? Pieno. Tantissime. Quante volte vedi un rallentamento in concentrica, mantenendo la tecnica precisa? Mai. Ok. Ma perché anche non è neanche Non è fatto per quello, è fatto per il fatto. Bravo! non più rilanzata. Bravissimo! È fatto per fare una, due alzate. Poi è ovvio che se oggi stacco 50 kg, domani stacco 300 kg, qualcosa deve essere successo a livello ipertrofico. Però tornando alla parentesi, ai contesto che dicevo prima dell'efficienza sotto carico, per me no, è inutile che poi mi fanno vedere i video di una tecnica perfetta quando sei a 5 rep via in riserva. È come se ti No, facessi chiaro, è cioè come se si parla di efficienza assolutamente sì, che poi bisogna contestualizzare, per esempio per dirti, c'è mio cugino, ha iniziato palestra, strutturalmente portato, il suo papà è nero, scusa, la sua mamma è nera, quindi va ad allenarsi con i suoi amici, ovvio che gli devo mettere la panca piana, perché è una questione di, cioè, ludica, è una questione Ma di... assolutamente, assolutamente. Anche se non è la scelta migliore, ok? La Se soggettività batte.
per farla tutto quello Bravo, che vuoi. bravissimo. Ecco, Bravissimo. diciamo che, per esempio, le varianti sono anche più interessanti. Io l'altro giorno ho fatto una storia, questo è lo squat del bodybuilder. Safety bar, talloni rialzati, Perfetto. eccentrica, Beh. avanzatenuta e fermo in basso. Questa è, se poi ci mettiamo anche un elastichino, abbiamo fatto il circo. Però questo è lo squat più funzionale per quanto riguarda il Sui lavoro quadricipiti, sui quadricipiti, perché va capisco, sempre più una squat. certo, io capisco che possa far venire il sangue agli occhi a certe persone che guardano quelle cose lì che sono abituate, però ragazzi, le regole, per quello che abbiamo capito, per quello che sto capendo io, che è tutto molto superficiale, c'è tanto da lavorare, però, ma poi lo vedo anche su di me, vedo anche Chiaro, chiaro. sull'allenamento che mi No, hai anche porto. meno problemi articolari, sei anche più, come si Zero, dice, zero, zero, esatto, esatto. Sono molto cioè. più fresco, sono molto più forte, sono molto più denso, sono molto più tutto rispetto all'anno scorso. E non è che dici, l'anno scorso era il mio 21º anno d'allenamento. Chiarissimo. Cioè, No, 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 non è infatti. che... Questo. Poi ci sono i portati, che sono gli outlier, però quelli sono i fuori, E però capito? non si può fare statistica sulla curva gaussiana prendendo le code. No, capito, però uno mi ci fa questi discorsi, perché con l'atleta lì fa 300 kg di squat, con l'atleta... Ma quelli parliamo di outlier, cioè genetica normale come può essere la mia, la tua, Dani, hanno bisogno, se vogliono ottimizzare lo stimolo ipertrofico devono muoversi secondo le regolette. Altra cosa che un ragazzo si deve portare via da oggi alle 6, i muscoli carenti. Se sei carente per qualcosa, falli subito a inizio sessione dove la fatica è zero. Cerca di investigare perché sei carente, oltretutto, no? Cos'è che Certo. succede? E lì, in quel punto lì, il profilo di resistenza all'esercizio, combaciarlo con la curva di forza, può essere un game changer per chi è carente, no? Certo, Quindi già questa è un'altra cosa. assolutamente. Un'altra Ma cosa. la cosa più, quando io vedo persone che vengono da me, escono tutti con il 30% di carico in meno Bravo. sugli esercizi. Bravo. Ma perché? Bravo. Perché? Perché c'è un setup statico, c'è un setup dinamico, c'è un controllo, c'è non imparare a non scappare via, cioè, e quindi si gioca a ribasso. Cioè, uno dice, Bravissimo. come faccio a diventare più forte se tu mi hai abbassato il 30% dei carichi? Eh no, vedrai che avrai Logico. grossi guadagni da questa cosa qua, Certo. perché lavoriamo in active row, perché non facciamo più fare il lavoro sporco all'inerzia, alle Esatto. passività, Bravo, ai bravissimo. rimbalzi, ai tendini, E poi l'ego scende. le persone devono capire che ogni volta che vanno indietro con i carichi per migliorare la qualità di contrazione, stanno facendo un lavoro paradossalmente di andare avanti. Chiarissimo, chiarissimo. E una delle domande era, quindi cedimento sì o cedimento no? Io ci dico, Su il certi banchi, su cedimento certi. assoluto, cioè io devo essere intorno al cedimento, cioè Allora. devo essere lì, se non conosco il cedimento, che è una skill, perché devo imparare a cedere, Assolutamente. È una è una componente, cosa si che devo allena, eh? imparare. Certo, si allena il cedimento, è una cosa che va allenata, non è una cosa che è data per grazia divina. Poi c'è qualcuno che ha una capacità maggiore di resistere al dolore e quindi si porta un po' più avanti, e qualcuno che invece ha una capacità poco, li vedi, quelli proprio che non riescono a esprimere effort, poi non è lo sport per loro. Chiarissimo, chiarissimo. Non siamo, cedimento sì, stare o a zero o vicinissimo a cedimento, soprattutto in quegli esercizi dove sei sicuro di non dover gestire nient'altro al di là del muscolo stesso. Chiarissimo. Ho fatto proprio un video l'altro giorno sulla pressa, cioè ci deve essere una perdita di velocità. Eh sì, Le serie certo. devono essere tutte con una perdita di velocità, ovviamente l'ultima, la più marcata, ci deve essere uno sticking po' lunghissimo, Bravo, dove vuol dire che sei arrivato. bravo, La bravura del bodybuilder è utilizzare un carico che ha filo del rasoio su un buffer 3-2, così lui riesce a dare quattro serie qualitative fin dalla prima serie, perché è a buffer 2-3, e portarsi dietro questa fatica accumulata per poi cedere completamente nell'ultimo set, certo, okay? se O tu vuoi, comunque avere certo. una perdita di ripetizioni nel corso delle serie, poi dipende da come programmo, eccetera, eccetera. Assolutamente, Una certo. delle, infatti, una delle domande era: è fondamentale il programma? Allora, io dico sempre questa cosa:
Se tu sai allenarti, puoi avere il programma di merda e migliorare, ok? Se tu sai chiedere, hai una buona scelta degli esercizi, Giusto. un buon volume di lavoro e riesci a recuperare, anche se è un programma del cavolo, puoi migliorare. Migliori, Giusto. rispetto più avere un programma perfetto, e cosa che mi è capitata, e invito a non fare questo errore, di star lì a fare un'ora e mezza di programma perfetto, quando poi non ci sono le basi esecutive da parte della persona. Concordo. Cioè, lei mi tira un test che viene in studio, gli faccio fare lo stesso test con 10 kg in più e 6 ripetizioni in più. Capisci che per quanto io abbia strutturato e cucito il programma sulla persona, bisogna tornare indietro, bisogna tornare al one-to-one Bravissimo, fondamentalmente. Okay? bravissimo, bravissimo. Però al contempo, cosa dico? Faccio un esempio. Ci sono tantissime persone, tantissime ragazze o tantissimi ragazzi che hanno acquistato il mio videocorso B-Program dove io propongo delle split di lavoro anche abbastanza la persona può scegliere che tipo di esercizi mettere, io spiego tutto e sono molto migliorate. Perché? Perché io programmo in base ai test, Certo. cosa che prima non hanno mai fatto. Quindi una persona non si è mai trovata davanti a dire adesso mi devi tirare un test 10 RM di Lacmachine. Quindi lei tira il test 10 RM e io ci creo una progressione da quel test, per poi rifargli Giusto. fare un test che gli dico deve essere aumentato. E quindi c'è questo gioco alla performance, passami il termine, che la persona migliora, senza che io l'abbia mai vista, senza che lei abbia mai, non so come si lavora, non so che tecnica ha, non so, però c'è questo gioco del sovraccarico sulla base di un test che comunque fa migliorare. È Giustissimo, efficiente? No, non importa, no, non è efficiente. Perché non è personalizzato, non ma importa, comunque è una base di lavoro. Ok? bravissimo, concordo, c'è la progressione dietro, da dove La parte, progressione. logica degli accumuli, dell'intensificazione, delle cose particolari, esercizi in cui la tensione c'è in allungamento, esercizi in cui la tensione c'è in accorciamento, esercizi più di performance, insomma, questo fa sì che le persone migliorino. Non aggiungo nient'altro perché hai detto giustissimo. E volevo parlare, c'era arrivata una domanda, cosa ne pensi dell'estatica? Possono essere un ottimo modo per migliorare la connessione. Le statiche sono le contrazioni, intendi, isometriche, con statica, scusa, perché per parlare allo stesso. Sì. Allora, sono sicuramente un ottimo modo per prendere padronanza del muscolo. Ok? Perché quello che ci stanno in RTS c'è un detto: non ti permettere mai di sovraccaricare un muscolo se prima non domini la funzione di quel muscolo stesso. Inutile. In inglese suona anche meglio, pure più cattivo, però rende bene il concetto. Cioè, se non so contrarre il muscolo per 30 secondi in concentri a corpo libero, se non so contrarre, se non so stare in allungamento del muscolo in 30 secondi in eccentrica. Cosa voglio sovraccaricare? Quindi le statiche, le isometriche sono un ottimo strumento, una tool che ti permettono di migliorare la connessione mente-muscolo. Una volta che però la connessione mente-muscolo è stata creata, non c'è nulla di meglio ad oggi, se per quello che sto capendo io, di un bel set diretto portato a cedimento vicino al cedimento. Tutte queste tecniche come l'intensifier, il drop set, rest pose, statiche, sono tutte tecniche che tu fai, no? Cosa le accomuna? Questa mini set che tu fai partire alla fine della serie normale, diretta, giusto? Tu fai un drop, ti trovi in una condizione di fatica centrale e periferica dovuta dall'accumulo di ioni calcio e dalla fatica centrale che abbassa l'effort, ok? Quindi non stai generando nessuna tensione meccanica in più, ma stai facendo un accumulo di volume, spazzatura nei confronti della serie a cedimento tirata precedentemente. Quindi ora sono divertenti da fare, vai, falle, danno gusto, ti sfidano. C'è Poi, pump. bravo, bravo. E poi l'ultima volta fece una domanda a Chris, perché si parla, no, di questi tre meccanismi che inducono ipertrofia, no? Tensione meccanica, danno muscolare e stress metabolico. Allora, intanto mi hai detto che il danno muscolare si è visto proprio che non, anzi, è un hindrance, è un peggioramento all'attivazione e al reclutamento dei motoneuroni, perché te c'hai danno,
sulla membrana non riesce a passare il segnale fondamentalmente, no? Perché il motor neurone, avendoci una membrana danneggiata, il segnale non si propaga bene, quindi non riesce a reclutare e poi a stimolare. Per quanto riguarda lo stress metabolico, io ho chiesto, ma tu metteresti solo una blood flow restriction, no? Per fare impedire l'efflusso e l'accumulo dei metaboliti, porta ipertrofia, senza contrazione, quindi senza tensione meccanica? No. Quindi capisci da te che l'effetto dei metaboliti, per tutto il discorso di fatica, a oggi sembrerebbe non essere così ottimale da mettere su. Poi è divertente, lo fai e ti piace. Quindi tutto quello che è fuori da una straight set, mi permetto di dire in questo momento che non sembra essere così utile. Servono paradossalmente, Dani, queste tecniche di intensificazione a chi non riesce a spremersi al 100%. In realtà servono per chi non è avanzato. Chiaro, chiarissimo. Sai che tecnica invece a me piace utilizzare? Il ladder. Io ladder 2 e ladder 3, cioè prendo un 8RM, sì, faccio fare un ladder 2, 2 rep, 20 secondi di recupero, okay, 4 rep, 20 secondi di recupero, 6 rep, perché io ho cedimento finale, ok? Accumulo del buon volume con un carico che è già dal secondo set molto vicino, sì, a dell'effective rep, e non vado poi ad accumulare così tanti nei metaboliti e riesco a utilizzare un carico alto. Lo faccio in campo, tantissimo. Il ladder è una tecnica che utilizzo, ma non è un major reps, spari a tutta, anzi, molto conservativo se ci pensi. Perché io uso un 10 RM, faccio 2, 4, 6, poi provo a chiudere 8 e non riesco. Tutto questi brevi recuperi che fai fare dissipano un po' con la fatica, capito? Non dissipano subito fatica, aumentano creatin fosfato, sì, che mi dà quindi qualche rep in più, e io ci faccio a parità di volume delle più effective reps. Cioè, hai capito? Sì. Cioè, anzi, con meno volume ci faccio più effective reps. Ora ti faccio questa domanda. Qualcuno che ha chiesto qualcosa? Sì, dopo le vado a prendere, così facciamo la chiusa. Sì, ok, perfetto. Allora, io un giorno un ragazzo che ha visto il mio video corso della programmazione, dove sto iniziando a inserire un po' le schede che io faccio ai miei ragazzi, quindi mentre programmo mi registro, ok, e mi dice: ma cavolo, ma sono così semplici i tuoi programmi, cosa devo fare? La scelta della split, la scelta dello stimolo e poi progressioni che non sono banali, attenzione, che sono semplici, semplicità. Prendo un 10RM, da questo 10RM, Massaroni diceva, bisogna trasformare un 6 colpi in 10 colpi e continuare così ciclicamente. E ripartire, esatto. Ed è così che bisogna fare. E lo si fa con delle varie strategie, che poi ci metti la cuma, intensificazione, fino e fino, però cerchi di arrivare lì. E quello che io ho notato è che bisogna cercare il più possibile, l'80% del lavoro deve essere fatto in un tut, in un time under tension, che va dai 30 al minuto di lavoro, e io devo saper gestire queste 8 famose ripetizioni, 8-10, in questo range, punto, vicino al mio cedimento. La semplicità, uno pensa che più va avanti di livello e più le cose si complicano. Allora, guarda, c'è questo aneddoto raccontato da Paul Carter su John Medov, dove lui a un certo punto, prima che morisse, no, diceva: ho fatto programmazioni per migliaia e migliaia di persone, poi mi sono reso conto che in realtà le cose devono rimanere, la gente non ha bisogno di tante cose complicate, ma deve progredire su quel range rep, esprimersi sotto carico nella maniera più pesante possibile, più intelligente possibile, più efficiente possibile. E così per anni, anni, anni e anni. La programmazione serve, se serve all'atleta, per uscire dagli stalli. Se io non stallo, che in ogni mia seduta riesco ad aggiungere o una rep in più, o un chilo in più, o qualcosa in più in maniera lineare, personalmente, questa è già una progressione, questa è già una programmazione. Se poi stallo,
che vedo che inizia a stallare per 2, 3, 4 settimane a parità di tutto gestito, allora lì posso iniziare a pensare cosa posso programmare in termini di ridistribuzione del volume, di frequenza, di range rep per uscire dallo stallo. Però finché le cose funzionano, perché cambiare? Sono d'accordo. Posto? Sono d'accordo. E, scusa Dani, e quando vengono i ragazzi da me, io sono come coach, sono nuovissimo, ho 3 ragazzi che porterò alle gare, che hanno iniziato stanno ad allenarsi per le gare, quindi è un'esperienza nuova. Per tutti. Cioè, per tutti, ecco, quindi andiamo lì e cerchiamo di fare quello che riusciamo, però naturalmente siamo inesperti su questa cosa qui. E, quando vengono i ragazzi da me, trovati quei esercizi che ti piacciono? Li senti bene sul muscolo? Sì, sì. Bene, ce li portiamo avanti. Quando cambiamo? Quando smetti? Quando non progredisci più? Oh, io comunque, al di là di qualche piccola modifica per noia, però lo scheletro portante... Quello. Faccio vedere il metodo di lavoro che utilizzo per fare anche le schede più veloci, che si chiama scheletro. Ok, io ho i vari colorini dei gruppi muscolari, io faccio CTRL-C, CTRL-V, cioè prendo l'esercizio e lo copio per crearmi lo scheletro. E ci sono programmi che ho iniziato 4 anni fa, che c'era la hack squat, e ancora hanno hack squat. Semplicemente solo o spostata di giorno, bravo, o messa prima, messa dopo, perché una volta ho trovato il parco esercizi, eccolo lì, 3-2 esercizi più per quel distretto, quella cosa, ma cioè si fa sempre la stessa cosa. Infatti io dico, i miei programmi sono noiosi, però non sono noiosi per chi il bodybuilding è noioso. Tutte le discipline sono noiose, come dire, se io faccio il ciclista che un giorno voglio andare con la moto, cazzo, se fai il ciclista devi pedalare. Questo è il discorso, cioè, capito? Non è che nella varietà degli esercizi, ma in quanto riesci a stimolarti sugli esercizi che hai. Esatto. Io dico molto onestamente, io ancora sto facendo la scheda con cui ho vinto, cioè, l'ultimo anno. L'unica differenza è la metà delle serie che facevo. Adesso ne faccio la metà di quelle che facevo. E per quanto riguarda il numero dei set, sì, anche attraverso le mentorship o attraverso la tua esperienza, secondo te hai individuato, ti dico la mia, un numero di set, una forbice di set funzionali? Io ho individuato dai 10 ai 15 set, e andare oltre alcune volte... Sono pronto per salire sulla pubblica, sulla crocifissione adesso. Vai! Allora... Fammi mettere dei paletti. Parliamo di un atleta che veramente sa spremersi. Ok, parliamo di... Per un atleta che veramente sa spremersi ed è avanzato, per il discorso appunto che le tensioni meccaniche non sono cumulative ma intensive, quindi non credo che servano più di 6 o 8 serie a settimana. Fantastico. Però questo si acquisisce con l'esperienza. Assolutamente. Beh, nel senso, saper rendere profittevoli, perché sono sul filo del rasoio, 8-6. Bravo. Cioè, tu sei, poi c'è una soggettiva individuale, c'è chi ne serve 7, chi ne serve, però io personalmente, guardando, confrontandomi con Chris, anche nell'altro corso RTS, guardando con Joe Bennett, che è un altro che consiglio tantissimo di seguire, appunto che parla di meccanica dell'esercizio sotto per il bodybuilder, non credo che fare più di questo, anche perché, cioè, dopo che ti hai fatto quelle 6-8 serie su diversi angoli di lavoro, no? Panca piana, bilanciere, ti fai 3-3-2 con i tuoi, tipo hard dorsale, lat machine avanti, row in presa prona e grand dorsale. Dopo che te hai fatto quelle 2-3 serie ad angolo, accedi a rir zero, e rir zero vuol dire che l'ultima la chiudi come se fosse con lacrime quasi agli occhi, non credo che ci sia tanto di più da poter fare se non fare un qualcosa di meno qualitativo di quello che è stato fatto. Serve fare di più se l'atleta non gli piace lavorare a cedimento, perché giustamente li accumulo, ma l'idea che tu per fare meglio devi iniziare a fare tanto, no, fare tanto e fare tanto.
fare meglio, ti devo guidare a fare meglio. E questo è il mio compito per farti fare meglio. Chiaro, chiaro, chiaro. Cioè ci deve essere una componente di one-to-one su questa cosa qua. Sì, ed è anche la difficoltà del coaching online, di tutte queste cagate qua, perché se non... Cioè, io ho visto Peppe che è venuto da lontano e faceva distensioni manubri con i 40, è tornato a casa che le faceva con i 30, perché eravamo in active row, perché sì, con 4-7 ha spezzato. Sì. Allora, facciamo una chiusa, andiamo a vedere se c'era qualche domandina. Ovviamente non ho salutato nessuno, ma un ciao generale. Allora, ciao, come che pensi della donna in premenopausa o menopausa? Può migliorare muscolarmente? Diciamo che a una certa età, sia uomo che donna, c'è un declino generale della massa muscolare magra, del tessuto osseo, cioè di tutti, e un aumento della massa grassa, ma abbiamo il farmaco più potente al mondo che praticamente va a, non dico bloccare, ma a limitare al 99,5% questo declino che abbiamo tutti. Se poi passi da un essere completamente sedentario a un essere attivo, c'è anche un aumento sotto questo punto di vista. Se tu invece sei sempre stata sportiva e sempre hai lavorato contro resistenza, ricordiamo che più l'età avanza e più bisogna lavorare sulla potenza negli anziani per una questione neuromuscolare, e sulla forza e sull'ipertrofia. No ginnastica dolce, no pilates, no elastici, pressa in modo esplosivo, ok? Questo serve agli anziani, e c'è un'assenza di deterioramento del declino. La curva è più morbida, e molto. Mi sento anche di dire, perché lo sto facendo come tesi, serve anche a livello cognitivo. Le contrazioni muscolari, assolutamente. Invece di fare i sudoku, i giochini, i puzzle, così, si è visto proprio che le contrazioni muscolari producono quelle sostanze chiamate miochine, che hanno un forte effetto a livello cognitivo, perché migliorano la crescita dei neuroni, stimolano il neurogrowth factor. Quindi, ragazzi... Io la tesi l'ho fatta sulla sarcopenia, la mia seconda tesi. L'isometria nella donna nella parte lower vanno bene anche se ha problemi di infiammazione. Allora, dobbiamo dividere la componente circolatoria linfatica, infiammatoria. Guardate che c'è molta più infiammazione ad essere sedentari che ad essere sportivi. Lasciamo perdere questo. Sì, io ti dico che personalmente le utilizzo soprattutto quando ci sono timing muscolari alterati. Uno dei più classici è quando una persona estende la gamba indietro, che dovrebbe utilizzare il grande gluteo, che per anatomia funzionale è il muscolo motore, non lo utilizza ma va a utilizzare la bassa schiena. Questo è dovuto a un meccanismo di timing alterato dell'anca e propri esercizi di contrazioni isometriche che permettono questo aumento anche neurale, cioè una vera e propria formazione di nuovi neuroni e di legamenti neurali. Le isometrie servono per creare questo collegamento, connessione mente-muscolo, che poi si riproduce nelle contrazioni dinamiche. E ho fatto un esempio: Beatrice, campionessa italiana bikini, mia atleta, abbiamo puntato fin da subito post-gara sui femorali, quindi con di tutto, e al check l'ultima volta mi ha detto: oh, ma lo sai Dani che adesso i femorali li accendo così? E certo, abbiamo messo più muscolo, abbiamo creato più tensione neuromuscolare, abbiamo più ipertrofia, hai più collegamento mente-muscolo, e i femorali ti si attivano anche se stai seduto, li riesci a attivare, quando prima facevi fatica. La meccanica, quella che tu hai descritto, sono tutti discorsi di meccanica, Dani. Quindi quando uno mi dicono, mi sento le gambe, quando faccio i piegamenti sento le cosce grosse, non attivo i glutei, queste cose qua. C'è un problema meccanico, quello che tu stai descrivendo, no? E tornando al discorso, prima di dire la donna non deve lavorare ad alte ripetizioni, infiammazione, no, vediamo se attivi, cosa devi attivare sotto carico. Vediamo se attiviamo quello che c'è da attivare. Poi dopo, e quando tu attivi quello che devi attivare, no? Anche con le isometrie che dicevi prima, che trovo giustissimo, le cose vanno a posto. È vero. Bisogna però, questo è un piccolo, dei piccoli studi che sto facendo io, dividere la componente linfatica dalla componente venosa, dalla componente arteriosa. Dipende dalle pareti basali. Certo. E quindi
lo spostamento dei liquidi. Se noi non abbiamo valvole venose che ci permettono il ritorno o abbiamo una parete collassata per vari Vari motivi, e può motivi, certo. essere da avere poca ipertrofia, avere anche l'ipedema, avere grasso localizzato, via Certo. dicendo, ecco, lì la selezione del tut diventa fondamentale. Se io, un piccolo suggerimento, sono una donna che quando ha delle contrazioni sente aghi, spilli, bruciore, sono vasodilatata e quindi devo utilizzare dei tut molto brevi, ok? Perché non posso portare grosse masse di Eh sì. sangue e grossa infiammazione locale, chiamiamola così. Comunque su B-Program aggiungerò tutta questa piccola parte. È stata una... Cioè una ultima domanda: in presenza di osteoporosi lombare, sconsigliate squat, hack squat e stacchi, oppure al contrario sono indicati per stimolare l'accumulo di calcio nelle ossa? Sì, gli osteoblasti, il tessuto osseo è un tessuto vivo, è un tessuto vivo che ha un suo metabolismo, tra l'altro, molto interessante. E si è scoperto, correggimi se sbaglio, che le tensioni esercitate dai tendini che sono agganciate alle ossa, quindi tensioni meccaniche, proprio Sì, strutturali, sì. ovviamente adattate, perché il trucco è sempre Adattare, adattare, certo. permettono il miglioramento dal punto di vista del T-score e quindi dal punto di vista dell'osteoporosi, osteopenia e via dicendo. Il sovraccarico è il miglior modo per utilizzare questa cosa. Una persona principiante che ha di queste problematiche, ricordiamo che il sovraccarico più funzionale e di partenza può essere il suo Il suo peso corpo. corporeo. Da lì poi si possono, adattando, si possono creare resistenze maggiori. Sì, concordo. Ha descritto degli esercizi complessi che qualcuno poi glieli insegni a questa persona. Per parlare di squat, di stacchi, è facile se non lo sa fare farsi male. Quindi non è che si Non è sbagli neanche neanche. proprio meccanico di sopportare un carico. Assolutamente sì, la meccanotrasduzione influenza anche il tessuto osseo, soprattutto a medie e basse cariche, perché comunque arriva in maniera indiretta, no? Non arriva tramite le fibre muscolari, arriva in maniera indiretta dai tendini e che poi si propaga il segnale. Ci vogliono medie e alti cariche per migliorare il tessuto osseo. Chiarissimo. Perfetto, allora è stata una bellissima Stupenda. diretta, ti tocca salvarla a te, Allora, come si quindi in chiama? alto a destra c'è una X, quando uscirai ti chiede di terminare la diretta, clicca, termina e poi la puoi salvare. Ok, Chiedere. La vuoi salvare, la salvi, ci metti un titolo, ci metti quello che vuoi e almeno ce l'hai tu sul mio profilo, poi la posso anche perfetto, condividere. perfetto. E io ti No, è ringrazio, stato ci vediamo interessantissimo. a Firenze da qualche parte? Beh, c'ho i ragazzi che porto a Firenze, Ci vediamo. quindi e ci vediamo alla fiera, del fitness, ci vediamo là? Fiera no. Ok, ci Poi provo a c'ho scegliere a Firenze. Firenze, Mondiali Nuclei, Bussolengo, Roma Italiani FBB, c'ho di tutto. No, c'è da fare, Quindi c'è da fare. salto fiera, altrimenti mia moglie Giusto, di giusto, ammazza, c'è ragione. Un abbraccio, Dani, grazie.